È davvero possibile, a parità di qualità, spendere di meno? Avere prodotti e servizi che siano buoni, ma che costino di meno rispetto a quello a cui siamo abituati? Sì, io credo sia assolutamente possibile, e questo semplicemente perché negli scorsi decenni sono nate, dalla buona volontà di migliaia di persone normali, alcune realtà che si vogliono contrapporre alle grandi imprese e ai grandi oligopoli. Questi infatti hanno per obiettivo, per carità assolutamente legittimo, il maggior profitto possibile e quindi questo rende i loro servizi spesso relativamente costosi. Dall'altra parte invece esistono delle realtà etiche che offrono gli stessi servizi, ma accontentandosi di guadagni decisamente più modesti. Servono semplicemente per pagarsi le spese e permettere una lenta ma solida crescita. Il concetto non è per nulla nuovo per chi non è più giovanissimo e sa quante migliaia di associazioni di volontariato esistono in Italia, centinaia di migliaia con milioni di italiani che vi partecipano, ma forse è meno conosciuto dai più giovani. Io voglio ricordare semplicemente la presenza alternative non solo perché vi fanno risparmiare, e questo è quello che vi interessa immediatamente, ma anche perché sono realtà che non investono nei mercati speculativi, cioè quelli che fanno impazzire i prezzi, non investono nelle armi, non investono nelle fonti fossili e in generale in progetti che devastano l'ambiente, ma al contrario lavorano per realizzare, per facilitare, per finanziare, per agevolare quella transizione ecologica che è l'unica strada per permettere alle future generazioni di continuare a vivere in un pianeta estremamente ospitale, come è ancora il nostro. Parlo nello specifico e mi sto riferendo all'Italia di una banca etica, due assicurazioni etiche, e se avete un'automobile avete obbligatoriamente anche l'assicurazione, e un fornitore di elettricità prodotta da fonti rinnovabili. Sono tutte realtà di cui io personalmente faccio parte da anni, ne parlo da anni, trovate moltissimo materiale sulle sezioni finanza etica e consumo critico del mio blog personale Tracce, a cui vi rimando, chiedendovi semplicemente di mettere da parte un attimo diffidenza ed anche un certo scoraggiamento. Io vi assicuro che ne vale davvero il tempo. D'altronde, quante volte avete cambiato operatore telefonico per risparmiare giusto qualche euro al mese? Invece, cambiare fornitori di servizi importanti può farvi risparmiare e darvi dei vantaggi molto più consistenti. Gianni Girotto, ho fatto il senatore per 10 anni per il Movimento 5 Stelle, ve li racconto in un libro resoconto assolutamente, assolutamente gratuito che è scaricabile dal sito di Edizioni Ambiente. Ho lavorato per anni per arrivare al superbonus, ho scritto la norma sulle comunità energetiche e mi occupo per il Movimento 5 Stelle di transizione ecologica, avendo anche la delega sull'energia da parte di Giuseppe Conte. Alla prossima.